Deve pagare il album qua. Il copyright. Gli rubo il mestiere. Ti ingaggia, vecchio. Mi assume per fare i video. Esatto. Bello. Quindi edite e basta. Voglio mangiare merda a tutta le... Potrebbe fare prendere i corni. Primo boschetto asciutto, abbastanza scorrevole. La visione è un po' cattiva. Tutto qua. Piedino. Dio, non tiene niente, però si fa. Ma no, si fa. Piccola salitina, non troppo impegnativa, non so neanche cosa si vede. Non tiene molto. E qua inizia una discesa. Un terreno che se si sta dove non c'è fango, comunque c'ha un po' di grip e si riesce a guidare. Poi sotto il bosco è anche asciutto in certi tratti, tipo qua, che non è fango ma è umido, che richiede un po' di attenzione.
se si riesce a stare alti meglio, perché molto meno sporca, ci sono molte meno radici. Qua cercare se possibile non scivolare. Adesso c'è un altro di salita un po' così, un po' più complicato. E ora riprendo la discesa. Adesso tra poco inizia una salita che è un tratto, primo tratto si riesce a fare in bici, secondo molto meno. Adesso in gara si farà quasi al 100% ieri. Se si riesce a prendere questa linea, riesce anche viene scendere a piedi, perché tratto di salita a piedi, la discesa un po' più larga. Poi inizia un'altra salita un po' più impegnativa. Inizia a fare caldo. Comunque, molta scelta di linea in base alle proprie capacità. Qua una salita che io personalmente non riesco a fare,
in bici. Sbagliatissimo, tutto da stare alti. Veramente pochissimo grip e anche un po' tecnica. Però gara bellissima. Peccato che sia tutto bagnato dopo la pioggia di oggi pomeriggio, che è sabato. Io non so quanto sia per domani, ma dubito, dubito fortemente. La salita di nuovo. Va gomito e si risale. Presumo che sia così.
presumo che io sia così, non sono sicuro. Meno male, ma è finita.